circa un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate e dopodiché molta gente si è riversata sul terreno di gioco. Quello che avete ascoltato è il telecronista Bruno Pizzul, che in diretta racconta di ciò che sta accadendo sugli spalti. Il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel c'è la finale della Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool. Ma prima del fischio d'inizio avviene la strage. 39 morti. 32 italiani, 4 belgi, 2 francesi. È un nord irlandese e 600 feriti. Intorno tutto è finito. Voci, suoni, colori deflagrano e raggiungono il silenzio. Sono le 21:40. L'assurdo è così banale che le squadre entrano in campo. Come si è arrivati a tutto questo? Ma partiamo dall'inizio. La stagione 1984-85 volge al termine e c'è un'attesa sempre più spasmodica per quella che sarà la finale di Coppa dei Campioni, in programma mercoledì 29 maggio 1985. Soprattutto da parte dei tifosi bianconeri, che chiuso al sesto posto il campionato, vinto dal sorprendente Verona di Osvaldo Bagnoli, concentrano sull'Europa le loro energie. La Juventus di Giovanni Trapattoni aveva eliminato in semifinale il Bordeaux e ora si ritrovava a giocarsi le possibilità di vincere la prima Coppa dei Campioni della sua carriera. Di fronte il Liverpool di Joe Fagan, campione d'Europa in carica, che vuole bissare il successo dell'anno precedente e in semifinale aveva avuto gioco facile dei greci del Panathinaikos, mentre in campionato si era dovuto arrendere all'Everton, autore di una inarrestabile cavalcata fino al titolo, conquistato con ben 6 giornate di anticipo. Lo stadio che la UEFA sceglie per la finale è lo stadio Heysel di Bruxelles, così chiamato dal nome del quartiere della città in cui sorge. Un impianto che con gli standard di oggi verrebbe considerato completamente inadeguato ad ospitare una finale, ma che già era stato sede di quelle del 1958, del 1966 e del 1974 e dei campionati europei del 1972. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:15. Ciò che porterà alla strage è un mix di scelte logistiche discutibili e col senno di poi scriteriate, superficialità, cattiva gestione della situazione e assoluta inadeguatezza del servizio d'ordine e dei sistemi di sicurezza dell'impianto. Uno stadio inadeguato, l'Heysel, anzi una vecchia baracca, dove in un angolo gli hooligan trovano bastoni e pietre. Polizia scarsa nonostante sia un match ad alto rischio. Solo 5 agenti a guardia degli inglesi. Il settore Z è ufficialmente riservato ai belgi neutrali, ma quei biglietti vengono venduti a tutti, soprattutto a famiglie italiane per fame di incassi. I gradini della curva erano composti da sanpietrini facili anche da staccare con un calcio ben assestato. Le reti di recinzione tra settori sembravano reti per polli, per come erano sottili. La carica degli hooligans inglesi. I tifosi juventini indietreggiano e nel panico spingono contro il muro opposto e le recinzioni che affacciano sul campo. Il muro cede, si frantuma in blocchi ed ammazza. Tra i tanti, la più piccola, una 17enne amante dello sport e tifosa della Juve. La più grande, una 58enne, madre.
non è più uno stadio, ma un cimitero. Si usano le transenne come barelle. Non è più la curva di uno stadio, è la piana di una battaglia assurda e irreale. Nelle settimane che precedono la partita si scatena la caccia al biglietto. L'Eisel può ospitare sulla carta un massimo di 60.000 spettatori, ma le richieste di un tagliando sono molte di più, circa 400.000. Tanti sono anche i tifosi bianconeri che sognano di vedere la loro squadra del cuore sollevare per la prima volta la Coppa dei Campioni. Anche la vendita dei biglietti e la disposizione dei tifosi all'interno dello stadio è gestita male. Ai sostenitori italiani, in netta predominanza, sono garantiti i settori M, N e O, a sud-est dell'impianto, mentre agli inglesi le zone X e Y nella curva opposta. C'è poi un ulteriore settore, il settore Z, adiacente a quello degli ultra del Liverpool, da cui è separato esclusivamente da due basse reti metalliche. Assolutamente inadeguate ad evitare il contatto fra le due aree e anzi assai pericolose in presenza di scontri. L'UEFA sceglie di destinare il settore Z ai tifosi neutrali, ovvero a quelli in possesso di biglietto di entrambe le tifoserie che non appartengono a gruppi organizzati. Di fatto, ad accaparrarsi la maggior parte dei biglietti saranno i tifosi bianconeri. Nei giorni che precedono la sfida fra Juventus e Liverpool, questa scelta è contestata da entrambe le società, che temono il contatto ravvicinato fra i supporters di fede calcistica opposta, ma gli organizzatori, convinti di poter gestire la situazione attraverso il rispetto delle disposizioni burocratiche, non vogliono sentire ragioni. Nelle ore che precedono il match, i tifosi del Liverpool, accorsi nella capitale belga in numero abbondantemente superiore a quello dei posti disponibili e dei biglietti venduti, fanno largo abuso di alcolici, ma, a parte qualche scaramuccia e una rapina in una gioielleria, non si verificano particolari episodi da segnalare. Quando nel pomeriggio vengono aperti i cancelli, ad occupare il settore Z sono per di più tifosi normali, famiglie, genitori con i propri figli, italiani ma anche tifosi di altri paesi, che in maggioranza simpatizzano per la Juventus. Mentre si capisce ad occhio che un numero molto maggiore di tifosi inglesi affolla i settori X e Y destinati ai Reds, i controlli all'ingresso sono infatti carenti e superficiali, e sono circa 6.000 i tifosi inglesi senza biglietto che prendono posto nella curva, fra cui si sono infiltrati anche alcuni ultra del Chelsea, del gruppo di estrema destra Headhunters, membri dell'organizzazione neonazista Combat 18 e del partito National Front, noti per la loro violenza. Alcuni riescono a entrare persino facendo dei buchi sulle pareti esterne in calcestruzzo dell'Eisel e arrampicandosi. La tragedia inizia a prendere forma verso le 19:20, quando manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio della gara. Attorno alle 19 lo stadio cominciò a riempirsi, ricorda Claudio. E dal nostro settore vedevamo i settori dedicati ai tifosi del Liverpool pieni di hooligans scatenati che avevano cominciato a lanciare i cori e slogan contro gli italiani. Notai subito che la rete che divideva i settori X e Y dedicati agli inglesi era del tutto inadeguata a contenere una delle tifoserie più agitate del mondo. Poi c'era un cordone di agenti più simili a vigili urbani che ai nostri poliziotti in tenuta antisommossa. E infine noi del settore Z, la parte estrema della curva. Alla nostra destra c'era un muro che ci divideva dallo spazio vuoto prima della tribuna. Thank you.
parte degli ultras del Liverpool, piena d'odio dopo gli incidenti che si erano verificati l'anno prima a Roma per la finale dell'Olimpico, vedendo i tifosi bianconeri nel settore Z e pensando che si trattasse di ultra italiani, inizia ad ondeggiare paurosamente, con l'obiettivo di intimidire i tifosi avversari e conquistare lo spazio da loro occupato. Alla seconda e terza carica degli hooligans, le reti di recinzione che separano la curva dei Reds dal settore Z cedono e i pochi poliziotti, posti come cordone di separazione, non possono far nulla per impedire l'invasione da parte degli ultra inglesi. Terrorizzati, i tifosi che occupano il settore Z cercano vie di fuga che non ci sono. I cancelli di uscita in alto sono chiusi a chiave, mentre chi prova a riversarsi sul terreno di gioco è preso a manganellate dagli agenti a cavallo. La situazione diventa disperata e, presi dal panico, i tifosi italiani si ammassano nell'angolo più lontano e basso del settore Z, schiacciati l'uno sull'altro contro il muro divisorio, dalla parte opposta alla curva del Liverpool. Più in là il vuoto che separa il settore Z dalla tribuna. Qualcuno riesce a saltar giù e a salvarsi. Altri restano schiacciati nella calca che si crea, visto l'arrivo in massa degli ultra inglesi che inseguono i sostenitori bianconeri. A un certo punto il muretto non regge il peso dei tifosi e crolla. È una strage. Molti tifosi volano di sotto o restano schiacciati, altri feriti periscono calpestati da altri tifosi in preda al terrore. Mobilitato, un battaglione mobile della polizia belga giunge allo stadio dopo oltre mezz'ora, a disastro ormai avvenuto, quando l'impianto si è trasformato in un campo di battaglia. Dopo aver caricato i tifosi del Liverpool, le forze dell'ordine presidiano la curva bianconera, in quanto alcuni ultra, avvisati dai sopravvissuti, che hanno trovato riparo nella curva opposta, vogliono vendicarsi e tentano di raggiungere la curva dei Reds. L'assenza nello stadio Heysel di una unità di rianimazione impedisce che ai feriti vengano prestati gli opportuni soccorsi. Nella tragedia muoiono 39 tifosi, di cui 32 italiani, mentre i feriti, di varia entità, sono circa 600. Di fronte alla strage non c'è grande consapevolezza di quanto avvenuto da parte di chi si trova all'interno dello stadio. Si capisce che è successo qualcosa di grave, ma non si sa esattamente cosa. Le autorità civili e calcistiche, per motivi di ordine pubblico, decidono comunque di far giocare la partita. Il fischio d'inizio viene rinviato di un'ora e 25 minuti. La Juventus non voleva giocare, il Liverpool neppure, racconterà alla stampa il presidente bianconero Boniperti. Ci obbligarono l'UEFA e le autorità belghe. Temevano che l'effetto rinuncia avrebbe spinto alla rivolta gli altri settori. Nel 1985 non c'erano ancora i telefonini. Chi era dall'altra parte dello stadio non poteva percepire l'entità del dramma. Lo avrebbe capito da un improvviso ritiro delle squadre, dalla cancellazione della finale. E allora dissero per convincerci, sarebbe stato non più un inferno, ma l'apocalisse. La partita dunque si gioca. Nonostante i cadaveri e i tanti feriti, e il risultato sarà valido a tutti gli effetti per l'assegnazione del trofeo. Il presidente Boniperti ha detto chiaro: va bene, se voi volete così noi giochiamo, ma la partita è valida. Insomma, il punteggio e tutto il resto? Ricorda Francesco Morini, il direttore sportivo bianconero. E allora quelli del Liverpool hanno risposto: se noi giochiamo, vogliamo giocare per il risultato vero. Da qui la decisione della UEFA. Sì, il risultato che viene fuori è valido. Thank you.
Cabrini, Tardelli e Brio vanno comunque a parlare con i tifosi. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno. Beh, coraggiosamente Cabrini e Tardelli, sì. Veramente con molto coraggio sono andati presso i tifosi. Ecco anche Brio. Sono stati indotti dai loro dirigenti a fare opera di persuasione verso i tifosi juventini. Capitan Scirea, in contemporanea al capitano del Liverpool, Phil Neal, legge un comunicato. Ecco. Una partita per Radio Canada per consentire alla polizia di organizzare la protezione durante l'uscita dallo stadio. Non rispondete alle provocazioni, restate calmi, giochiamo per voi. Si gioca in un clima surreale. L'episodio che decide il confronto arriva al 56esimo minuto. Platini lancia Boniek in contropiede. Il polacco corre a grandi falcate verso la porta avversaria e viene steso da Gillespie un metro e mezzo fuori area. L'arbitro, lo svizzero André Deina, è molto distante dall'azione e assegna un rigore alla Juventus. Sul dischetto si porta Platini, che spiazza Grobelaar e porta in vantaggio la formazione italiana. Comunque, calcio di rigore, Platini. Juve in vantaggio. Platini. Non sapevo cosa esattamente fosse successo, spiegherà. La squadra di Trapattoni gestisce il vantaggio di misura e al fischio finale ne esce vincitrice. I tifosi, fortunatamente, lasciano poi l'Heysel in modo ordinato. Per i fatti avvenuti il 29 maggio 1985 finirono sotto processo 25 hooligans, oltre ad Albert Rosens, il capo della Federcalcio belga, e i due responsabili dell'ordine pubblico di quella serata. Il processo si concluse con brevi condanne con la condizionale a 14 hooligans, mentre l'UEFA, lo Stato e la Federazione belga furono condannati a risarcire le famiglie delle vittime. La responsabilità della strage fu attribuita inizialmente esclusivamente ai tifosi del Liverpool e al loro comportamento. Soltanto in un secondo tempo, grazie alla tenacia di Otello Lorentini, papà di una delle vittime, anche l'UEFA è stata condannata per la sua responsabilità. Il segretario generale Hans Bengorter si prese infatti 3 mesi con la condizionale. Troppo spesso la memoria di quelle 39 innocenti vittime è stata beceramente calpestata, così come quella delle vittime di altre stragi impossibili da dimenticare. Se non ricordiamo però, non possiamo comprendere come anche a distanza di tanti anni sia doveroso non dimenticare e fare il possibile per seminare un po' di sana cultura sportiva e per innalzare le sorti di questo sport così contraddittorio e così popolare. La memoria è essenziale perché eventi del genere non si ripetano mai più. Thank you.